hai scelto per la prima? Allora, giochiamo con Rosati. Rosati, Del Prete, Alassane. I due difensori centrali saranno Volta e Belmonte. A centrocampo ci sono Zebli, Ricci e Dezzi. Davanti giochiamo con Bianchi, Guberti e Zapata. Brighi non è al 100%, Matteo è un generoso, vuole sempre esserci, ha lavorato duramente in questo periodo, è un piccolo fastidio e sinceramente non voglio mettere a rischio magari di perderlo per un periodo lungo, quindi è meglio non rischiarlo. E tra gli indisponibili? Non lo so, adesso lo valutiamo se portarlo o meno, insomma lui vorrebbe esserci, però ripeto. Sono situazioni dove dobbiamo scegliere soprattutto per il bene dei giocatori e della squadra, quindi preferisco avere un giocatore al 100% fisicamente e non mettere a rischio nessuno. Questa prima partita, come ci arrivate e chi ha detto la prima giornata, insomma, nelle altre partite che sono esplorate ieri? Ma ha detto, parto dalla seconda domanda, la prima giornata ha detto che questo campionato, come insomma, ben sapete, è un campionato complicato dove credo che il segreto sia quello di essere sempre equilibrati, non farsi trasportare dalla troppa euforia né alla troppa criticità, insomma quando le cose non vanno bene. Questa prima giornata è stata un po' figlia di tutto questo, ci sono state squadre che magari possono avere un po' deluso, qualche altra sorpresa, ma è il campionato di Serie B, poi le prime giornate ci sono squadre che magari hanno lavorato un po' di più, qualcuno che ha lavorato un po' di meno, quindi si paga anche una condizione fisica e mentale di approccio, quindi diciamo che tutto in linea con quello che mi aspettavo. L'altra, scusate, noi ci arriviamo molto bene, siamo molto carichi, stiamo bene, siamo forti nella testa, siamo forti nelle gambe, quindi arriviamo a questa partita consapevoli che sarà una bellissima serata. Si affrontano due squadre forti, il Cesena ovviamente costruito con chiari obiettivi insomma, di altissima classifica, noi che vogliamo fare benissimo, non ci nascondiamo, anzi proviamo ad essere il più possibile ambiziosi, quindi bella cornice di pubblico, bella tifoseria del Cesena, grande il nostro pubblico che ci seguirà, quindi arriviamo molto bene, molto carichi. A parte qualche operazione che si può definire secondaria, come lo smaltimento della rosa, Alassane probabilmente dovrebbe uscire, il mercato del Perugia per Bucchi è chiuso, cioè nel senso è questa la squadra che non ci saranno sorprese dell'ultima ora, sia in entrata che in uscita, insomma, è questo il blocco sul quale intende. Guarda, in maniera molto chiara vorrei chiarire un paio di situazioni. Allora, arriverà con ogni probabilità un altro centrocampista perché numericamente ne abbiamo bisogno. Davanti siamo a posto così, quindi Bianchi, Di Carmine sono giocatori che non si muovono, perché tanto insomma ho letto, non arriviamo mercoledì per chiudere il mercato, l'abbiamo già chiuso. Quindi stanno qua, siamo contenti di averli, siamo contenti soprattutto dei ragazzi, perché sono due ragazzi che hanno grandissima voglia di dare a questa maglia. E questo è l'aspetto primario, prima ancora di valutarne le qualità tecniche che sono importanti in entrambi i giocatori. Quindi siamo a posto così, cerchiamo di trovare un centrocampista per completare il centrocampo, poi vediamo, insomma, dipenderà anche poi se ci sarà qualche situazione dell'ultimo minuto, magari anche in uscita, a completamento della rosa, ma non operazioni primarie. Pensi del fatto che si chiuda il mercato dopo una giornata? Ma io l'avrei chiuso molto tempo fa, perché credo che sia solamente un disturbo. Ci sono molti giocatori che hanno giocato la prima giornata e poi un giorno dopo, due giorni dopo vanno via. Quindi, però sono le regole del gioco, quindi dobbiamo accettarle per quelle che sono. Di certo agli allenatori non fanno molto piacere. Una curiosità, visto che sia la prima che la seconda la giocate in notturna, volevo capire la scelta di fare l'ultima settimana precampionato sempre alle 10 della mattina. Ma noi ci alleneremo sempre la mattina, solo la mattina, quindi non è una scelta della prima settimana di campionato, noi ci alleniamo sempre solo la mattina,
ci sarà qualche caso raro dove magari ci sarà un amichevole oppure una situazione particolare, una prova specifica, ecco, magari d'inverno se ci sarà una partita di sera per provare le condizioni notturne. È stata una mia scelta che la società ha appoggiato. Credo che sia il momento migliore per ottenere il massimo dagli atleti, sia da un punto di vista mentale sia fisico. Quindi non è un'occasione, ma sarà il nostro modo di operare per tutto l'anno. L'ideale per un allenatore è coniugare, diciamo, un bel calcio, una prestazione, si dice, no? E il risultato. La prima giornata è chiaramente sempre molto importante anche per dare un po' di entusiasmo alla stagione, diciamo, devi scegliere per forza una delle due, più importante la prima giornata, la prestazione o il risultato. No, no, vincere, senza ombra di dubbio, quello non mi mette mai in difficoltà, però credo che questa squadra debba riuscire a trovare la sua strada. La sua strada è quella di avere delle certezze. La nostra certezza deve essere il gioco, quindi ottenere risultati attraverso il gioco. Ci saranno dei momenti difficili, nei momenti difficili si cercano le certezze e la nostra certezza è quella che noi proveremo sempre a giocare, ovunque e contro chiunque. Quindi non sottovaluteremo nessun avversario. Né ci spaventeremo davanti a nessuno. Sappiamo la forza di tutte le squadre che fanno parte di questo campionato, le rispettiamo, conosciamo soprattutto noi stessi, abbiamo grande fiducia nei nostri mezzi, quindi andiamo per giocare con le nostre caratteristiche. Cristian, da Silva che tipo di giocatore è? Nel senso, cosa può dare, dove può essere utilizzato secondo te in questa squadra e se sarà a disposizione, insomma, già domani? Sì, sarà a disposizione, sarà parte della squadra che andrà a Cesena. È un giocatore che davanti può giocare in tutti i ruoli, perché ha giocato da trequartista, ha giocato da esterno, ha giocato anche da finto 9. Quindi per come giochiamo noi è un giocatore che può ricoprire tutti e tre i ruoli davanti. E poi magari in occasioni come col Carpi, non so, quando siamo passati magari anche col trequartista, quindi una punta più un giocatore che gioca tra le linee, può farlo ampiamente, lo può fare lui, lo può fare Zapata, lo può fare Guberti. Quindi il fatto di avere tanti giocatori eclettici che ci permettono di cambiare anche modulo, ma non filosofia di gioco, è importante. Drolet, come sta? Drolet, speriamo che martedì riprenda a lavorare con la squadra. Il Junior ha fatto quei 20 minuti straordinari in Coppa. Purtroppo ha preso un colpo che lì per lì, insomma, un po' l'entusiasmo della vittoria ce l'ha nascosto. Dopo, insomma, quando abbiamo ripreso l'allenamento, purtroppo era dolorante e anche lui, insomma, si sta trascinando dietro questa situazione. Però confidiamo di recuperarla al più presto, anche perché è un giocatore per noi molto importante. E invece, prossimo, sì, invece Buonaiuto che è partito titolare e adesso è leggermente lesionato, è una questione fisica o una questione tattica, No, una no. scelta tua? Che cosa? No, no, assolutamente. Buonaiuto non è defilato. Buonaiuto per noi è un giocatore importante, come lo è Zapata, come lo è Da Silva, lo sono Di Carmine, i giocatori che magari non giocano dall'inizio. E questa settimana Buonaiuto ha avuto dei problemi fisici, ha saltato tre sedute d'allenamento e l'allenatore guarda, quindi mi sembra giusto dare spazio a chi come Zapata ha lavorato con continuità, si è fatto sempre trovare pronto, ha fatto molto bene, quindi le mie scelte sono sempre da un punto di vista fisico, mentale, di mettere in campo sempre l'11 che per quella partita ci dà le maggiori garanzie. Senti, a proposito di scelte, intanto sarà chiaramente un ballottaggio che si riproporrà sempre, immagino, perché stavolta Bianchi è titolare non di Carmine? Ma io ho visto lavorare i ragazzi tutto in questo periodo. E poi in base a tante cose, cioè non c'è un aspetto solo, è semplice dire uno è più bravo, uno ha caratteristiche diverse. Sì, noi abbiamo la fortuna di avere tanti giocatori bravi e questo fa sì che un po' in base all'avversario, un po' alla condizione. Rolando non si è fermato mai un giorno in questo ritiro, ha lavorato sempre con grande continuità, sta bene, è voglioso, viene da una doppietta, credo che sia nel suo momento migliore e quindi insomma la sua voglia, la sua classe credo che sia importante per noi. Come saranno fondamentali anche le qualità di Carmine, che secondo me farà benissimo, non è detto che non possano giocare insieme, quindi non mettiamo limiti a questo. Cristian, sensazioni della squadra a livello psicologico, come?
come li ha visti in questi giorni, che, in queste ore che, si, che li avvicinano all'esordio, si è puntato molto anche nel preparare questa partita su di loro, ma al di là dell'aspetto tecnico-tattico, su quello psicologico. Insomma, se ci puoi descrivere un pochino l'avvicinamento mentale a questo esordio da parte dei tuoi ragazzi. Ma oggi ho detto che arriviamo a questa partita, meno io personalmente, con grande carica, con grande entusiasmo. Questo soprattutto grazie a loro, perché è un gruppo, prima che di essere una squadra, forte, forte mentalmente, sa di essere squadra. Noi abbiamo una nostra piccola missione in questo campionato, essere più squadra di tutte le altre. Credo che questo sia il segreto per fare una grande stagione. Noi dovremmo essere la squadra più squadra. E in questo credo che ci siano delle ottime risposte. È un gruppo che si sacrifica, non si lamenta mai, lavorano sodo, stanno sempre insieme, si cercano e si aiutano. Credo che siano quelle caratteristiche fondamentali per poter costruire qualcosa di veramente importante. Quindi grande solidità mi dà questo gruppo. Per questo siamo molto tranquilli, sereni e vogliosi di scendere in campo. Questo è questo precampionato che è teoricamente, cioè praticamente senza macchia, e no. Questo inizio di... Vabbè, se guardiamo i risultati è senza macchia, è già di per sé importante, perché si cercava insomma di far arrivare a questi ragazzi la voglia di far sempre attraverso il gioco, ma risultato. Quindi anche la semplice amichevole è importante ribaltarla, importarla a vincerla, approcciarla bene. E di cose che non sono andate ce ne sono state tante, ma come ce ne saranno anche durante la stagione. Sono tanti piccoli segnali che l'allenatore vede, dal gol preso o dalla finalizzazione mancata, gli errori tecnici, degli errori di reparto. A volte per esempio siamo stati un po' lunghi, è tutto fisiologico, perché siamo partiti da un mese e mezzo, quindi sono 50 giorni che lavoriamo insieme, è normale. Credo che ci siano ancora tante cose da migliorare, ma ce ne saranno anche a maggio. La cosa importante è non cullarsi dietro il risultato positivo e pensa che va tutto bene, anzi, io proprio è il momento in cui vado alla ricerca di tutte le cose che non vanno. Sì, mister, ha detto anche lei prima, la Serie B forse rispetto a ancora più equilibrato con il campionato, le partite spesso si decidono anche con episodi, però quale sarà la chiave secondo lei, cioè dov'è che si giocherà la sfida a Cesena, anche sul sintetico, anche il fatto di andare su un terreno così? Sì, ma sarebbe scontato dire che sono più avvantaggiati perché giocano sul sintetico. Noi dobbiamo abituarci subito, quindi già da riscaldamento capire subito il terreno di gioco. Per me è una sfida bellissima e alla pari, non vedo favorite. Ripeto, se il Cesena gioca in casa ed è stata costruita per vincere, noi vogliamo far bene, quindi non ci preoccupiamo troppo dei nostri avversari. Pensiamo di fare la nostra bella partita, cercando di giocare bene a calcio, di divertirci. E poi, come dico sempre a loro, io mi diverto sempre quando vinco, quindi se riusciamo a vincere sarebbe innanzitutto nelle nostre possibilità, perché la nostra squadra giocherà sempre per poter vincere. Poi ci sono gli avversari, insomma, vedremo quanto saranno bravi, quanto ci metteranno in difficoltà e quanto saremo bravi noi anche a creare a loro dei problemi. Dove sono bravi quelli del Cesena? E un'altra cosa, la tua famiglia sarà allo stadio? Sì. È un derby familiare o un... No. E allora, Cesena è una squadra molto quadrata, ha mantenuto lo stesso allenatore, la stessa mentalità e ha costruito su uno zoccolo duro dello scorso anno un'ottima squadra, quindi ha preso dei giocatori mirati, importanti, quindi insomma credo che sarà una di quelle pretendenti che fino alla fine si giocheranno la Serie A. Quindi non mi preoccupa un giocatore, non mi preoccupa un reparto, rispettiamo tutta la squadra. Hanno un ottimo allenatore che stimo molto, hanno un ottimo direttore sportivo perché fa sempre delle squadre ottime, i risultati parlano per lui, hanno un'ottima società, hanno un grande pubblico, quindi diciamo che è una cornice importante nella sua totalità, come lo è la nostra, quindi non ci sentiamo da questo punto di vista sminuiti, in difficoltà o inferiori. Per quanto riguarda me, ovviamente sarà una bellissima emozione perché dicevo l'altro giorno che si incrociano un po' le mie due case, no? La casa professionale che per me è sempre stata Perugia, è stato l'inizio della mia carriera da calciatore
e oggi è in fondo un nuovo inizio da allenatore. E dall'altra parte c'è quella che è la mia casa, dove vivo, dove ho scelto di vivere con la mia famiglia, quindi credo che un inizio più bello ed emozionante, insomma, non ci potesse essere. E la mia famiglia ovviamente sarà allo stadio e per quella sera, insomma, ti faranno sicuramente per me, insomma, lo spero. Credi di affrontare una delle primissime favorite per la vittoria finale? Ma non so se sarà la favoritissima. È una squadra costruita chiaramente con l'idea di arrivare tra le prime. Poi in genere a luglio ed agosto son tantissime le squadre che lottano o partono con dichiarazioni di vittoria. Poi insomma ci sono 42 giornate, il campionato è molto lungo e bisogna vedere se mantengono le premesse iniziali. Però credo che insomma non si dica una bugia quando si parla di un Cesena costruito per un'alta classifica. Cosa manca precisamente al centrocampo del Perugia? Un giocatore che sappia far partire l'azione, un centrale centrocampo? No. Io sono molto contento di Richie Zebli in quel ruolo, quindi siamo coperti. Manca un sesto giocatore che possa dare anche il cambio fisiologicamente a Dezzi, a Brighi, a Joss, perché 42 partite sono tante, quindi speriamo di avere giocatori sempre al top, sempre al massimo della condizione, però ci saranno inevitabilmente bisogno di energie ulteriori, quindi insomma, ci sarà a volte un calo fisico, a volte per scelte tecniche, quindi avere un altro centrocampista anche numericamente credo che sia importante. Parli di centrocampo, ma Ullason non l'hai nominato mai, No, Ullason è un giocatore che è arrivato quest'estate, ha lavorato con noi, ha lavorato molto bene, è stato sempre a disposizione. Domani non ci sarà perché purtroppo ha ricevuto un colpo a Teramo e l'ho messo KO per questa settimana. È un giocatore che però abbiamo in uscita perché cerchiamo caratteristiche diverse. Lui è un ottimo palleggiatore, però ripeto, in quel ruolo lì puntiamo forte su Ricci e Zebli, quindi cerchiamo più una mezzala che un centrocampista centrale. Ecco, solamente per questo, non per altro.